L'Associazione per i Monumenti Domenicani, che come sapete tutela e apre al pubblico la Rotonda di San Lorenzo, ha deciso di accogliere anche quest'anno i diorami del maestro Mario Nascimbeni, che già negli anni passati alternativamente allestiva i suoi diorami. Sono sempre di argomento naturalmente molto vicino al periodo in cui ci troviamo, siamo vicini al Natale, quindi i diorami di quest'anno rappresentano la vita di Gesù. Non voglio dire solo natività, perché abbiamo anche l'Annunciazione, la presentazione al Tempio. I presepi, comunque le natività, sono più d'una, poi il maestro ci racconterà qualcosa. Siamo comunque sempre felici di accogliere iniziative che siano in sintonia con la spiritualità della Rotonda, perché la Rotonda è certamente un monumento storico ed è uno dei più visitati della città di Mantova, ma bisogna anche ricordare che comunque è una chiesa consacrata. Quest'anno abbiamo 10 diorami e rappresentano i primi 6 episodi della vita di Gesù, naturalmente dall'Annunciazione dell'Angelo a Maria, la Natività fino al Battesimo. E poi gli altri 4 invece sono dei Natali un po' particolari. Il diorama non è altro che un presepio messo in una scatola, lo si può vedere solo da una posizione e quindi all'interno si costruisce la profondità e la prospettiva come nella realtà. Questi diorami, gli ultimi 4, sono in particolar modo di un Natale di guerra del 1915, sia a casa per la gente che è rimasta a casa e al fronte. Poi ce n'è un altro con il messaggio della Madonna di Fatima e l'ultimo invece, che è quello molto più caratteristico per quest'anno, che ricorre l'anniversario, gli 800 anni del primo presepe vivente ideato da Francesco d'Assisi a Grecio. Io ho realizzato questo diorama e rievocando questa scena, naturalmente con un piccolo effetto. Vi invito tutti quanti alla Rotonda per venire a vedere questo effetto. Non ve lo dico adesso, ma vi aspetto qua alla Rotonda.